difficile coincidere l'aspetto estetico e l'aspetto etico che parla del contenuto dell'opera. Quindi nei miei lavori io cerco sempre di fare un racconto che parte da tutti i dettagli che io metto dentro l'opera, tutti i particolari, anche il colore, che segue una linea e racconta un concetto. Essendo la pop artist affronto molti temi e praticamente ogni anno io creo delle collezioni su qualche tema. Non mi piace fare sempre le stesse cose. Il tema del profumo mi appartiene moltissimo perché ho cominciato, diciamo, a imitare i profumi famosi, come lo fa spesso la pop art rivolgendosi al modo di consumo. E mi piace perché comunque il profumo è molto personale come oggetto, anche la sua forma, il colore, il nome del profumo, tutti i dettagli, tutto ciò che le appartiene può descrivere anche il carattere della persona. Quindi la Fabrique de Fragrance è proprio un esempio, anche se prende sempre gli spunti dai profumi famosi, le icone, ma invece dei nomi dei profumi abbiamo deciso di dargli i nomi delle personalità. Quindi c'è l'executive, campanier, defender, protagonist, virtuoso, sono tutti diversi caratteri e li ho identificati nei diversi profumi famosi con i diversi colori, perché ognuno di noi ha il proprio stile. Progetti futuri sono sempre tanti, sono sempre inaspettati. Ogni anno faccio l'Art Basel di Miami, preparo qualcosa di particolare. Ho in programma di personalizzare una macchina da cucire per il fuori salone che metteranno in via Manzoni, di Camicissima. Quindi questo sicuramente è un progetto molto carino che aumenterà la visibilità del mio lavoro.